I possibili attacchi a Bitcoin. Buongiorno ragazzi e bentornati. Oggi ho intenzione di fare una chiacchierata con voi e di provare ad analizzare le vulnerabilità di Bitcoin. Fino ad oggi abbiamo sempre parlato degli aspetti positivi, però secondo me è anche necessario provare ad esplorare il lato oscuro, i punti deboli che può avere il nostro caro Bitcoin. Faremo quindi una sorta di esercizio mentale più che altro, provando a immaginarci che cosa potrebbe succedere. Diciamo che non vedremo nulla di scientifico, ma questo diciamo è quello che mi immagino io quando penso agli attacchi a Bitcoin. Possiamo cominciare per esempio guardandoci in casa, provando a pensare che ci sono attacchi che possono arrivare direttamente dall'interno e che possono essere per esempio le opinioni divergenti fra i vari utenti. Nella maggior parte dei casi ci si mette d'accordo. Ma è già capitato in passato, e potrebbe capitare ancora, che le differenze di vedute siano talmente ampie da portare a dividere la community. Questi sono eventi che, a mio avviso, destabilizzano e provocano grossi scossoni. Ma se guardiamo al passato, notiamo che nel breve portano incertezza e panico, soprattutto nei semplici utilizzatori della rete, ma nel lungo periodo possono addirittura portare dei benefici alla rete stessa. Un'altra problematica interna potrebbero essere i bug a livello di codice. Queste problematiche creerebbero danni più o meno ingenti, a seconda del tipo di bug, che potrebbero però andare a minare anche la sicurezza stessa di Bitcoin, perché il codice, il protocollo, è la parte più delicata. Ora qui fate pure tutti gli scongiuri del caso, così non ci portiamo sfiga, ragazzi. Macumbe a parte, però, sono già stati trovati dei bug nel codice di Bitcoin, ma fortunatamente possiamo dire di avere le migliori menti in circolazione che controllano e verificano il codice. E quindi i bug trovati sono stati già risolti in tempi record. E ora trovare altri bug è molto improbabile, anche perché dovete considerare che essendo Bitcoin un protocollo open source, tutti possono vedere il codice. Di conseguenza avremo non solo chi ci sviluppa sopra che lo verifica, ma anche tutti quelli che vogliono danneggiarlo e che quindi controllano e ricontrollano il codice per trovare delle problematiche al suo interno tali da raggiungere il loro scopo, ovvero quello di distruggere Bitcoin. Quindi il codice è sempre sotto stretta osservazione. Direi che possiamo stare tranquilli per il momento, ecco. Non dobbiamo dimenticare però che vengono ancora proposte ed implementate delle modifiche al protocollo. E queste potrebbero introdurre nuovi bug che prima non erano presenti. È per questo motivo che tutte le modifiche che vanno a toccare il protocollo, piccole o grandi che siano, vengono sempre discusse e testate per parecchio tempo prima di venire implementate, proprio per ridurre al minimo la possibilità di introdurre, oltre a nuove funzionalità, anche nuovi bug. Bene, ora proviamo a guardare al di fuori e a vedere quali attacchi possono arrivare dall'esterno. La prima cosa che ci viene in mente sono gli attacchi da parte dei governi, che cercano, con tutti gli strumenti che hanno a disposizione, di mettere i bastoni tra le ruote a Bitcoin. Pensate alla Cina, che ha vietato il suo utilizzo, l'utilizzo di Bitcoin, sul suo territorio già 7-8 volte dalla sua nascita, oppure da altri stati che cercano di impedirne l'acquisto o di obbligarne il monitoraggio o di impedirne lo sviluppo, andando a colpire le persone che ci lavorano o che lo utilizzano come strumento. Possiamo pensare in casi più estremi a Ross Ulbricht o a Roman Sterlingov, giusto per citarne qualcuno. E attenzione, a questi ragazzi non è che sia stato impedito di utilizzare Bitcoin per il loro business, sono proprio stati sbattuti in galera. Andatevi a ricercare le loro storie e ve ne renderete conto dell'assurdità. Mi sento quasi di dire che loro siano state inflitte delle pene sicuramente ingiuste, ma soprattutto esemplari per cercare di dissuadere gli altri dal fare lo stesso. Sul discorso ban, invece, abbiamo visto che il risultato è stato pressoché nullo. Magari ci ha rimesso chi faceva le cose alla luce del sole, ma, per esempio, l'hashrate in Cina rappresenta ancora una fetta importante di quello globale. E ricordatevi che Bitcoin nasce proprio come strumento di difesa contro le ingerenze da parte dello Stato. Ma è chiaro che va conosciuto e usato bene, perché riesca a fare il suo dovere. Oltre ai governi, dobbiamo anche necessariamente puntare l'attenzione verso le banche. Le banche centrali al momento si stanno muovendo su due fronti. Da un lato pubblicano paper e fanno dichiarazioni tutte volte a screditare Bitcoin, definendolo come uno strumento per il riciclaggio, oppure come uno strumento dannoso per l'ambiente perché inquina, tutte cose del genere. Mentre dall'altro stanno portando avanti, anzi ormai stanno concretizzando, il progetto delle CBDC, che in futuro offrirà, o meglio imporrà, un'alternativa digitale però con caratteristiche completamente opposte a quelle offerte da Bitcoin.
Anche le banche commerciali stanno facendo la loro parte, prendendosela in particolare con i loro clienti e impedendo in alcuni casi di effettuare bonifici verso piattaforme di scambio, oppure telefonandogli chiedendo delucidazioni in merito a questi bonifici, o in altri casi minacciandoli addirittura di chiudere il conto nel caso il cliente continuasse a fare bonifici verso quelle piattaforme. Si potrebbe pensare che lo facessero per paura di essere in qualche modo presi di mira dalle autorità per quelle transazioni che potrebbero magari venire considerate sospette o rischiose, oppure per una sorta di eccesso di zelo e di protezione nei confronti dei poveri clienti che, poverini, non capiscono niente e non vogliono che perdano dei soldi, no? La realtà, secondo me, invece, è che semplicemente le banche non vogliono che quei soldi fuoriescano, perché sanno che 99 su 100 non rientreranno più. E soprattutto perché ovviamente si stanno preparando anche loro a poter vendere Bitcoin ai propri clienti e quindi stanno facendo, diciamo, una sorta di azione preventiva per poi in futuro magari chiamarti e proporti i loro Bitcoin. I loro finti Bitcoin, immagino. Non oso immaginare che cosa potranno vendere ai clienti, ma lasciamo perdere. Continuiamo e vediamo l'ultima minaccia, questa volta tecnologica, che ogni tanto torna di moda. Sto parlando del quantum computer, del computer quantistico. Avevo detto all'inizio che non avremmo parlato di nulla di scientifico, ma in realtà sulla questione quantum computer qualcosa di scientifico c'è. Vi lascio quindi in descrizione un paper che parla proprio di questa tematica, così se vi va potete leggervelo e farvi una vostra idea. Allora, iniziamo col dire che attualmente questa rimane una minaccia teorica, perché di fatto ancora non esiste questo tipo di computer e la sua realizzazione è ancora lontana dal concretizzarsi, secondo me. Possiamo dire anche che se mai dovesse uscire un computer in grado di rompere Bitcoin, questo sarebbe l'ultimo dei problemi, perché vorrebbe dire che anche tutti gli altri sistemi di criptazione diventerebbero vulnerabili. Rimanendo però nella nostra nicchia di interesse, vediamo che cosa potrebbe accadere. Partiamo dal mining. Questo tipo di computer avrebbe una potenza di calcolo talmente superiore agli altri partecipanti, quindi diciamo che potrebbe svolgere un numero molto più elevato di operazioni di hash in un secondo rispetto al miglior ASIC oggi in commercio, tale da avere una probabilità altissima di riuscire a minare i blocchi sempre per primo. Grazie a questa potenza e a questa altissima probabilità potrebbe, per assurdo, inserire le transazioni che vuole e riuscirebbe anche a fare double spending, perché riuscirebbe a fornire una catena con più potenza di calcolo e quindi verrebbe considerata valida. Un altro problema al quale si andrebbe incontro sarebbe quello legato proprio alla crittografia. Allora, noi sappiamo che per generare le chiavi viene utilizzata la crittografia a curva ellittica. Ci ho fatto un video in passato che magari vi consiglio di vedere se ancora non l'avete fatto. Comunque, semplificando, noi possiamo ricavare in maniera molto semplice il prodotto della moltiplicazione di due numeri primi presi a caso da questa curva ellittica. Ma è praticamente impossibile ricavare i due numeri primi partendo dal prodotto, dal risultato della moltiplicazione. Per Bitcoin possiamo immaginare i due numeri primi come la chiave privata, mentre il risultato della moltiplicazione dei numeri primi come la chiave pubblica. Prima ho detto volutamente praticamente impossibile, perché in teoria non è impossibile, ma con la potenza di calcolo disponibile ad oggi ci vorrebbero centinaia di anni per riuscire a trovare la soluzione. E quindi, visto questo lasso di tempo enorme, possiamo considerare questa operazione come non praticabile. Bene, il computer quantistico sarebbe in grado di risalire dalla chiave pubblica alla chiave privata in un lasso di tempo talmente inferiore da poter essere considerato una minaccia, rompendo quindi questo tipo di crittografia, grazie alla sua enorme potenza di calcolo. Ora, dopo aver visto cosa potrebbe fare un computer quantistico, vediamo come potrebbe farlo. Innanzitutto dobbiamo dire che un computer con questo tipo di potenza è ancora ben lontano dalla sua realizzazione, l'abbiamo detto prima. Cercando di fare una proiezione, si stima che ci vorranno almeno 50 anni prima che veda la luce. Un tempo lungo, è vero, però è bene comunque saperlo perché io mi auguro che Bitcoin duri più di 50 anni. Comunque basta pensare anche solo al mining che ci accompagnerà fino al 2140 circa e quindi vedrà sicuramente l'avvento di questa macchina potentissima. Poi dobbiamo considerare però le dimensioni di questo computer e la quantità di corrente elettrica necessaria per farlo funzionare, un computer del genere. Tutte componenti che ci indicano che comunque non potrà essere utilizzabile proprio da tutti, almeno non all'inizio. Ma tralasciando le caratteristiche tecniche del computer quantistico, possiamo dire che, per quanto riguarda il mining,
Le contromisure per ovviare a questo attacco esistono già in parte e sono il difficulty adjustment e il fatto che, innanzitutto, anche se hai più potenza, devi riuscire a mantenerla per lungo tempo per poter effettuare un attacco. E comunque hai una alta, magari altissima, probabilità di minare sempre i blocchi per primo, ma non ne hai la certezza. Poi abbiamo anche tutto il discorso legato ai costi di mantenimento di un attacco del genere, che sarebbero di proporzioni enormi. E poi c'è sempre il discorso degli incentivi, perché questo attacco avrebbe un costo enorme e servirebbe solo per dimostrare di aver rotto Bitcoin. Non avrebbe neanche senso farlo per fare un double spending, perché innanzitutto il double spending lo puoi fare soltanto su una tua transazione, quindi rimandarti indietro dei fondi che hai già speso tu. Ma ti riprenderesti dei fondi che non varrebbero più niente, perché se riuscissi a farlo avresti rotto Bitcoin e quindi ti riprenderesti qualcosa che non ha più valore e che hai distrutto tu stesso. Per quanto riguarda il discorso crittografico, invece, dobbiamo sapere che gli unici indirizzi vulnerabili sarebbero i primissimi utilizzati, ovvero i pay to public key, perché in questo caso i bitcoin vengono mandati alla chiave pubblica, che rimane scritta in chiaro sulla blockchain, e quindi basterebbe prenderla, fare un brute force della chiave pubblica per riuscire a risalire alla chiave privata. Si stima che su questi tipi di indirizzi siano presenti circa 2 milioni di bitcoin. E pensate che questi furono gli indirizzi utilizzati da Satoshi Nakamoto, quindi per assurdo tutti i suoi bitcoin sono a rischio quanto un computer. Anche gli indirizzi pay to public key hash sono a rischio, perché c'è un momento all'interno della transazione nel quale la chiave pubblica deve essere esposta in chiaro e quindi si potrebbe subire un attacco in quel lasso di tempo molto ristretto. Ma tranquilli ragazzi, per questi tipi di attacchi è richiesta una potenza di calcolo veramente enorme, che sicuramente il primo quantum computer che uscirà sul mercato non sarà ancora in grado di possedere. Quindi non agitatevi e sappiate che c'è comunque un modo semplicissimo per ovviare a questo problema, ovvero effettuare una transazione verso un altro indirizzo di nuova generazione, per esempio un native segwit. In definitiva possiamo dire che sì, l'attacco con un computer quantistico è possibile, ma non nel breve periodo e quindi al momento non c'è nulla di cui preoccuparsi. Inoltre, tenete presente che esistono già degli algoritmi quantum resistant che potrebbero essere utilizzati in futuro su Bitcoin per renderlo meno vulnerabile. Ragazzi, dai, direi che secondo me abbiamo terminato questa chiacchierata. Fatemi sapere cosa ne pensate o scrivetemi nei commenti se voi avete in mente qualche altro tipo di attacco possibile, così possiamo confrontarci. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei link ai vari social e ricordatevi di lasciare anche un bel like, mi raccomando, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ricordatevi anche di consultare il glossario Bitcoin se avete qualche dubbio su qualche termine specifico. Mi raccomando che è molto utile per tutti. Dai ragazzi, noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!